Press. Benvenuti, benvenuti a tutti al webinar dal titolo Il monitoraggio degli squilibri, territorio, genere e comportamenti. Questo webinar è organizzato all'interno della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Io sono Chiara Giugliarano, professore associato di Statistica Economica all'Università dell'Insubria e sarò la moderatrice di questo webinar. Do il benvenuto ai partecipanti al webinar e ai quattro relatori che interverranno e che ringrazio per la loro disponibilità. Abbiamo con noi la dottoressa Barbara Baldazzi, ricercatrice dell'Istat, la dottoressa Daniela Collesi, Ragioneria Generale dello Stato, il dottor Alessandro Faramondi, primo ricercatore Istat, e la dottoressa Angelica Sbardella della Scuola Superiore Sant'Anna. Questo è l'ordine dei quattro interventi. Il filo conduttore di questi quattro interventi e del webinar riguarda il tema del monitoraggio degli squilibri e delle disuguaglianze che esistono nel nostro territorio, squilibri di genere, disuguaglianze sociali nel mercato del lavoro italiano, divari territoriali nel sistema produttivo delle imprese. Tutti questi temi, tutti questi divari e queste tematiche si inseriscono nel più ampio dibattito, discorso che riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, sviluppati e promossi dall'ONU e che sono finalizzati a livello internazionale e quindi anche a livello italiano a ridurre i divari e le disuguaglianze a diversi livelli, a diversi gradi nei territori. E quindi è questo un po' il fil rouge del tema di questo webinar e vedremo quindi attraverso queste quattro relazioni qual è il panorama, qual è la situazione italiana ad oggi in termini di disuguaglianze e divari, qual è stato lo sviluppo negli ultimi decenni e quali sono le principali criticità. Questi sono i punti che verranno affrontati dai diversi relatori. Iniziamo quindi con il primo intervento che ha nome della dottoressa Barbara Baldazzi, ricercatrice dell'Istat nell'ambito delle statistiche sociali. Il suo intervento presenterà alcuni risultati di analisi svolto in preparazione del rapporto Istat 2021 degli SDGs recentemente pubblicato. Quindi rapporto sugli indicatori di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 per l'Italia. La dottoressa Baldazzi ci illustrerà come molti degli indicatori SDGs possono confluire e possono ricollegarsi in maniera direi sinergica con le missioni del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi potrebbero essere utilizzati per monitorare il raggiungimento di obiettivi specifici all'interno di questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo molto curiosi di ascoltare appunto questi risultati recenti, questa direi proposta dell'Istat. Lascio allora la parola alla dottoressa Barbara Baldazzi. Prego. Sì, salve, ringrazio la professoressa. Io vi presenterò questo lavoro che abbiamo fatto nel mio servizio insieme ai colleghi Fabio Bacchini, Paola Ungaro e Lorenzo Di Biagio. Vado appunto a condividere lo schermo. Abbiamo fatto infatti proprio questo tentativo, diciamo, di provare a vedere se il sistema degli indicatori di sviluppo sostenibile che l'Istat produce ormai dal 2016 può servire anche a monitorare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Partirò descrivendo brevemente quello che facciamo in Istat per gli obiettivi di sviluppo sostenibile e vedremo come possiamo usarli appunto a monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vediamo i punti di forza e di
debolezza di questo esperimento e vediamo come possono anche servire a, a monitorare quelle che sono delle priorità nel piano nazionale di ripresa e resilienza, per esempio le priorità rispetto alle pari opportunità territoriali e le pari opportunità intergenerazionali e di genere. Iniziamo, come sapete tutti, dicendo che l'Agenda 2030 è stata varata nel 2015, ha una serie di obiettivi di fondo che sono 17, che attengono sia alla sfera economica che sociale, ambientale e istituzionale. E vanno dal globale al locale, quindi c'è un inquadramento ovviamente globale, ma si può scendere anche poi anche a livello appunto nazionale, se non anche subnazionale. La concretezza di questa Agenda 2030 è data dalla misurazione statistica, quindi da tutti questi indicatori e misure statistiche che il gruppo di esperti dell'ONU, l'Interagency Expert Group on Sustainable Development Goals, ha indicato come indicatori di monitoraggio per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E ne ha prodotti 231, ha indicato le metodologie da utilizzare e sono degli indicatori che vengono revisionati ogni 5 anni, l'ultima revisione c'è appena stata nel 2020 e la prossima sarà nel 2025. L'Istat è chiamato proprio dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite a guidare e coordinare la produzione di misure statistiche per questi indicatori, sia a livello globale che a livello più specifico per il nostro paese. E quindi l'Istat e il Sistan costruiscono questa banca dati con delle misure statistiche sia identiche a quelle che appunto vengono proposte dall'ONU, sia proxy o parziali o di contesto nazionale quando sono delle misure proprie per la nostra particolare nazione. Ogni 6 mesi, come dicevo, dal 2016 l'Istat pubblica questa banca dati sul sito dell'Istat che viene aggiornata quindi 2 volte l'anno e ogni anno viene anche sviluppato un rapporto. L'ultimo rapporto di cui parlerò oggi è stato pubblicato ad agosto del 2021 ed è il 4º rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. C'è stata però ovviamente in questo periodo varie innovazioni. Una delle più importanti è quella che abbiamo fatto a marzo del 2021, perché abbiamo integrato i sistemi informatici degli obiettivi di sviluppo sostenibile con quelli del benessere ecosostenibile. Quindi due sistemi grossi di analisi, diciamo, del benessere e dello sviluppo che abbiamo in istituto sono adesso un sistema integrato per l'acquisizione dei dati di base, per la produzione, la gestione e la diffusione degli indicatori. Inoltre abbiamo adesso anche una navigazione delle misure statistiche in base alle dimensioni di classificazione, e questo capite bene che facilita molto il compito anche degli utenti, che possono appunto navigare all'interno delle dimensioni di classificazione, quindi territorio piuttosto che genere, classi d'età e così via. Inoltre da agosto del 2021 abbiamo prodotto anche un dashboard di grafici interattivi sugli obiettivi di sviluppo, su queste misure di obiettivi di sviluppo sostenibili, un dashboard da cui si possono anche scaricare i dati. Quindi c'è un'evoluzione continua che si può vedere anche in questo grafico, perché quando siamo partiti a dicembre 2016 avevamo 95 misure statistiche, adesso abbiamo 354 misure statistiche diffuse, di cui 326 misure differenti, che vanno a monitorare 135 indicatori ONU. E quindi c'è stato sempre un accrescimento. Ogni edizione noi miglioriamo la nostra diffusione, sia per le aggregazioni, sia per il numero, sia per la tempestività. E, in aggiunta, come vedete dal grafico sotto, copriamo tutti i 17 obiettivi, sia quelli che hanno veramente un numero elevato di indicatori richiesti, come per esempio il Goal 3, quello sulla salute, sia gli obiettivi più piccolini come il Goal 14, il Goal sul mare, dove abbiamo 4 indicatori. Andiamo al core del nostro contributo, che è quello di vedere come possiamo utilizzare questa banca dati disponibile e aggiornata dall'Istat come supporto al monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Brevemente, sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è
strutturato in 6 missioni. La missione 1 è la prima sulla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Poi la missione 2 sulla rivoluzione verde e transizione ecologica. La missione 3 su infrastrutture per una mobilità sostenibile. La 4 su istruzione e ricerca. La 5 su inclusione e coesione. E la 6 sulla salute. Non si esaurisce qui il piano nazionale, ma ha delle riforme che si possono identificare come delle riforme orizzontali che riguardano la giustizia e la pubblica amministrazione, delle riforme abilitanti che si riferiscono alla semplificazione, razionalizzazione, per esempio la riforma sulla concorrenza di cui si è parlato ultimamente, e delle riforme di accompagnamento che sono per esempio di varia forma, per esempio quella sulla riforma fiscale o quella sul consumo di suolo. In più ci sono queste priorità trasversali di cui parleremo molto anche oggi in questa webinar, che sono le pari opportunità intergenerazionali, quindi tra le generazioni, di genere e territoriali. Vediamo come abbiamo interpretato questa possibilità, questo esperimento, diciamo, di relazionare il framework dell'Agenda 2030 con il PNRR. Abbiamo individuato 297 misure statistiche che possono essere collegate al PNRR, che possono servire quindi da monitoraggio delle politiche che verranno attuate. E come vedete dal flusso di indicatori, misure statistiche, diciamo che dai goal dello sviluppo sostenibile passano alle missioni, dove la linea è più grossa, si vede che c'è un numero più alto di misure statistiche disponibili a monitorare la missione. Quindi vediamo subito che la missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, è assolutamente ben interpretata dal framework degli SDG, mentre abbiamo delle missioni che invece non sono ben coperte, come la missione 3 sulle infrastrutture per una mobilità sostenibile o la missione 1 sulla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Poi abbiamo invece delle missioni che si identificano pienamente con alcuni goal. Parlo per esempio della missione 4 su istruzione e ricerca, che è praticamente speculare al goal 4 su qualità dell'istruzione e una parte anche con il Goal 9 che si occupa appunto di ricerca. Come anche la missione salute, la missione 6 è speculare al Goal 3 su benessere e salute che sta appunto presente nell'Agenda 2030. Quindi, riassumendo, abbiamo questa corrispondenza, piena corrispondenza tra un goal e una missione. Quindi abbiamo misure statistiche nel nostro goal che possono servire interamente a identificare una missione. Abbiamo una missione 2 che è stata ha un'elevata capacità di rappresentazione nel framework degli SDGs. Abbiamo invece una debolezza nella rappresentazione della missione 1 sulla digitalizzazione e della missione 3 sulle infrastrutture per una mobilità sostenibile. E poi in aggiunta possiamo dire che non sono stati inseriti nel grafico né il goal 16 né il goal 5. Il goal 16 che è il goal sulle istituzioni forte, perché diciamo che può andare a intercettare quelle che sono appunto le riforme orizzontali per esempio della giustizia e della pubblica amministrazione, oppure le riforme abilitanti sulla semplificazione e la razionalizzazione della legislazione e della concorrenza. E abbiamo il goal 5, che è un goal specifico nell'Agenda 2030 sulle disuguaglianze di genere, e quindi va a intercettare la priorità trasversale sulle pari opportunità di genere, che non si esaurisce però nel Goal 5, ma vedremo avanti che può essere anche intercettata da altri indicatori che abbiamo nell'Agenda 2030. Un'altra delle possibilità che nasce da questo database è rispondere a quella che è una dei principi, una delle priorità appunto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè la pari opportunità territoriale. Come dice lo stesso piano, il piano deve appunto accompagnare una nuova stagione di convergenza tra sud e centro-nord per affrontare un nodo storico dello sviluppo del paese che dopo un periodo di avvicinamento, soprattutto negli anni 70, il processo di convergenza tra nord e mezzogiorno si è arrestato, per non dire che in alcuni ambiti si è addirittura
tornati indietro e quindi le regioni si sono continuate ad allontanare. Per riuscire a indagare anche su questa priorità, indipendentemente dal miglioramento, dal peggioramento degli indicatori, abbiamo costruito una misura che va a cercare di monitorare l'andamento del processo di convergenza nel tempo tra le regioni. Abbiamo preso quelle misure ovviamente che hanno dei valori in serie storica e hanno la serie storica a livello regionale, quindi una disaggregazione regionale. Per queste misure statistiche abbiamo calcolato il rapporto tra il coefficiente di variazione al tempo t e il coefficiente di variazione al tempo t meno 10 e abbiamo segnalato in verde quando c'è una fase di convergenza tra le regioni, in giallo una fase di stabilità e invece in rosso una fase di allontanamento tra le regioni. Vi faccio solo alcuni esempi, uno sulla missione 4 di istruzione e ricerca, dove c'è un indicatore che è anche citato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono il numero di posti, la percentuale di posti autorizzati nei servizi socioeducativi per 100 bambini di 0 e 2 anni, cioè i posti nell'asilo nido, che ha avuto una fase di convergenza, sta avendo una fase di convergenza proprio perché sono stati investiti già negli anni precedenti e adesso col PNRR ancora di più, molti fondi sulla costruzione di posti nel Mezzogiorno d'Italia, proprio perché è lì che sono carenti. Detto questo, anche se c'è questa convergenza, dobbiamo dire che per esempio questo indicatore è ancora molto indietro, perché non abbiamo ancora raggiunto lo standard che ci veniva richiesto dalla Comunità Europea nel 2010, cioè di arrivare al 33% di posti per bambini per 100 bambini tra 0 e 2 anni, invece siamo intorno al 26-27%. Un'altra situazione che vi posso fare vedere, ad esempio, poi trovate ovviamente le tavole all'interno del rapporto, è sulla missione salute, dove c'è un indicatore sulla copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione con 65 anni e più, che è andato molto bene nella stagione invernale scorsa, anche per la situazione che stiamo vivendo, quindi si è accorci, diciamo, alla vaccinazione antinfluenzale per le popolazioni più anziane, ma ha portato un maggiore allontanamento tra le regioni. Questo perché le regioni più virtuose hanno continuato a spingere sulla vaccinazione e quindi sono andate particolarmente bene, mentre le regioni meno virtuose sono rimaste indietro. Comunque quindi con questo sistema possiamo andare a vedere se c'è questa convergenza o allontanamento tra le regioni. Quindi una delle priorità la possiamo anche andare a indagare in questo modo. L'altra cosa da dire è che, come dicevo prima, non soltanto il Goal 5 che è sulla disuguaglianza di genere ci può dare una indicazione su come stanno andando la priorità, appunto in questo caso la pari opportunità di genere, ma il fatto di avere molte misure statistiche disaggregate per tanti livelli di tante variabili di classificazione fa sì che possiamo utilizzare anche altre misure che sono in altri goal. Per esempio per il genere abbiamo 120 misure che vengono diffuse per genere, come abbiamo 79 misure diffuse per classe d'età e quindi possiamo anche andare a vedere la pari opportunità intergenerazionale e monitorarla nel tempo. Poi abbiamo anche delle misure per cittadinanza, 54 misure, e abbiamo anche delle misure per la presenza di disabilità. Inoltre a livello territoriale abbiamo sì le misure per regione, che sono ben 200 delle 300 e passa misure che sono nel database, però abbiamo anche delle misure per grado di urbanizzazione, per comune, per provincia o per tipologia comunale. E abbiamo, nel tempo noi siamo, l'Istat è sempre andato più intensamente nella disaggregazione degli indicatori. Per concludere, ovviamente è una proposta che segue anche altre proposte, di livello internazionale, dove appunto l'Agenda 2030 e gli indicatori del sviluppo sostenibile sono stati indicati per monitorare per esempio il Green Deal e così via. A noi sembra uno strumento appunto per il monitoraggio del PNR abbastanza valido, sia perché rispetto delle priorità trasversali del piano, sia per l'esperienza
specifiche missioni. Ovvio che abbiamo visto che ci sono delle carenze e quindi bisognerà ricorrere a un ampliamento delle misure statistiche su alcuni temi, come per esempio il tema sulle infrastrutture sostenibili. Dovremmo migliorare la tempistica di diffusione. Tutto questo è possibile ottenerlo con lo sviluppo di nuove metodologie e nuove fonti di dati. Ovviamente bisognerà fare anche un affinamento del processo di valutazione per connettere le variazioni delle misure statistiche alle politiche individuate, e questo forse è una delle fasi, diciamo, più complicate da effettuare. E poi ci sarà tutta la nostra attenzione a aumentare le disaggregazioni per quanto possibile, sia quelle territoriali, ma non solo quelle territoriali. Infine, possiamo dire che l'impiego delle misure statistiche SDGs all'interno di questo processo di valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'importante occasione anche per connetterlo con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che il MITE, il Ministero per la Transizione Ecologica, sta riprendendo e riformulando, e poi anche per il monitoraggio del piano della transizione ecologica. E quindi vi ringrazio e ci do la parola. Grazie, ringraziamo la dottoressa Barbara Baldazzi per questo intervento veramente interessante, in cui ha illustrato proprio una proposta, direi, innovativa. Forse mi è sembrato di capire qualche proposta o tentativo simile è stato fatto a livello internazionale, probabilmente da altri paesi. Certo, ogni paese poi ha le sue peculiarità. Sicuramente il messaggio interessante è proprio quello di sfruttare la ricchezza dei dati che vengono misurati e forniti in maniera sempre più approfondita, sempre più dettagliata dall'Istat, e con una ricchezza sempre maggiore, sfruttarla anche per altri piani, quindi PNR, ma probabilmente non solo. La ricchezza del dato a livello regionale e anche provinciale, secondo me, dal mio punto di vista, è sicuramente una fonte di ricchezza. Sottolineo uno dei commenti finali, che probabilmente è quello critico, cioè voi avete degli indicatori di monitoraggio, ma le politiche specifiche individuate, e forse devono ancora essere individuate, mancano. Quindi di solito si lavora al contrario: prima si individua la politica, l'obiettivo specifico e poi l'indicatore, però comunque resta valida l'idea di, avendo già degli indicatori da monitorare, alcuni di questi da sfruttare sono sicuramente importanti. Grazie. Grazie ancora di questo intervento. Passerei allora al secondo intervento di questo webinar, cedendo la parola fra qualche minuto alla dottoressa Daniela Collesi, che è dirigente presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero di Economia e Finanza. Il tema che ci illustrerà la dottoressa Collesi rientra a questo appunto fil rouge che si ricollega alla relazione precedente, perché si parla di disuguaglianza di genere, che è uno, come è stato detto prima nell'intervento precedente, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare la relazione della dottoressa Collesi dal titolo "Il bilancio di genere dello Stato, ruolo e caratteristiche nell'analisi di divari di genere". La dottoressa ci illustrerà gli sviluppi di una recente attività iniziata dalla Ragioneria, finalizzata a fare una mappatura sul territorio italiano dei divari di genere, declinata in diverse sfaccettature. Anche qui vedremo come gli indicatori proposti sono numerosi, sono molto ricchi. La ricchezza dell'indicatore consente di affrontare questa tematica molto importante. Anche qui c'è un legame con gli indicatori del benessere più sostenibile. Parte di questi indicatori proposti dall'Istat rientrano anche in questo progetto recente della Ragioneria. Quindi cedo la parola ora alla dottoressa Daniela Collesi. Grazie. Grazie professoressa Gigliarano, salve a tutti i nostri ascoltatori. Chiedo alla regia di avviare la presentazione.
Grazie. Allora, come ha già introdotto la professoressa Gigliarano, oggi parleremo in questo intervento delle disuguaglianze di genere, delle esperienze del bilancio di genere e dello Stato. Con questo noi intendiamo rappresentare una situazione che è stata avviata a partire dal disegno di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la legge 196 del 2009, che attraverso poi alcuni decreti legislativi di riforma, di completamento di questa riforma del bilancio dello Stato, ha visto l'introduzione a partire dal 2016 del bilancio di genere applicato al bilancio dello Stato per quanto riguarda l'aspetto di consuntivo del bilancio al primo esercizio, che è l'esercizio 2016. Prima di partire con l'illustrazione, vorrei ringraziare tutti quanti i colleghi che partecipano a questo lavoro che prevede la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sul bilancio di genere, nella quale sono impegnati in modo particolare due uffici allo stato attuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio. L'impegno è molto, molto importante e quindi io ringrazio tutti i colleghi che sono menzionati in questa slide proprio per l'impegno che viene messo, considerando anche il fatto che l'acquisizione di tutti gli indicatori che vanno a costruire il nostro sistema di riferimento per il bilancio di genere dello Stato avviene in fasi non tutte contemporanee e quindi richiede un'attenzione molto, molto forte per un allineamento che deve avvenire nel corso dell'anno e a partire in modo particolare dalla chiusura del rendiconto, tant'è che il lavoro che poi illustreremo dopo parte con una circolare che di solito viene pubblicata nel corso del mese di aprile, e fa proprio riferimento al rendiconto dello Stato, dell'esercizio che si è appena concluso. Prego, possiamo andare avanti con la slide successiva. No, con la slide successiva. Quindi l'intervento prevede l'illustrazione dell'introduzione del bilancio di genere in Italia, le esperienze territoriali in cui semplicemente noi andiamo a vedere lo stato dell'arte, la struttura nostra del bilancio di genere, quindi come abbiamo pensato di farlo ed è ancora definito come un bilancio di tipo sperimentale. Un breve riepilogo della rassegna normativa che viene fatta, ossia tutte quelle che sono le misure che incidono in qualche misura sulle disuguaglianze di genere, alcuni esempi dei divari di genere nell'economia e nella società, nel pubblico impiego, perché oltre a tutta la ricca fonte informativa che deriviamo dalle statistiche demografiche dell'Istat, abbiamo anche in casa, diciamo così, una fonte informativa molto ricca che riguarda il conto annuale dei dipendenti pubblici e quindi attraverso questo conto annuale dei dipendenti pubblici ne andiamo a misurare quelli che sono i divari di genere nell'ambito del bilancio dello Stato, ossia nell'ambito di tutti quanti i ministeri. Illustrerò poi la riclassificazione della spesa in una prospettiva di genere, dove noi parliamo di spesa del bilancio dello Stato, il fatto che il bilancio di genere sia ancora sperimentale. Qualche breve accenno alle politiche del personale portate avanti dalle amministrazioni, nonché delle politiche settoriali, e in tutto questo quadro informativo va anche menzionato il fatto che il bilancio di genere si giova di un'analisi dell'impatto delle politiche tributarie che viene svolta dal Dipartimento delle Finanze attraverso l'esame dell'impatto delle principali misure, delle principali imposte, le imposte dirette per quanto riguarda il diverso effetto che viene prodotto sul genere. Possiamo andare avanti, grazie.
Il bilancio di genere è stato introdotto, come dicevo appunto, nell'ambito del quadro di riforma del bilancio dello Stato. Infatti, con il decreto legislativo 116 del 2018 è stato introdotto con il decreto legislativo, sì, 118 del 2018. 116 del 2018 ha rafforzato il bilancio di genere perché c'era stata una prima introduzione con il decreto legislativo 90 che avevo citato prima, rafforzando anche la finalizzazione alla ridefinizione e riallocazione delle risorse, tenendo conto di quelli che sono gli indicatori del benessere ecosostenibile che sono considerati nella predisposizione del documento di economia e finanza, ossia in uno dei documenti di programmazione fondamentali per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche. Il decreto legislativo 116 ha previsto anche l'istituzione presso il MEF di un comitato di indirizzo per quanto riguarda la gestione e l'aggiornamento, la revisione del bilancio di genere, ma allo stato attuale ancora questo non ha visto la luce. Non è escluso, anzi, ci auspichiamo noi stessi che si possa provvedere ad andare in questa direzione, anche alla luce del fatto che con il già citato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con l'accento che viene posto alla risoluzione delle disuguaglianze di genere si possa andare verso verso un approccio che include già nella fase di programmazione il percorso verso una mitigazione delle differenze e delle disuguaglianze di genere, e questo potrebbe essere utilmente supportato appunto da un comitato di indirizzo che sarebbe composto da rappresentanti informati e che abbiano una esperienza sicuramente significativa dal punto di vista delle conoscenze sia degli indicatori sia delle politiche. Quindi il bilancio di genere parte, per come è stato pensato, in via sperimentale dal riconoscimento del fatto che uomini e donne sono influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio, non solo per via delle politiche specifiche, ma anche in ragione del fatto che sono caratterizzati da diverse situazioni economico e politiche, economico e sociali, dai bisogni individuali e dai diversi comportamenti, nonché del fatto che fruiscono in maniera differenziata dei beni e dei servizi pubblici e hanno un effetto diverso dalla stessa imposizione fiscale. Quindi questa è l'assunzione che poi ci ha portato a definire il percorso che stiamo andando ad illustrare. Prego. Possiamo andare avanti. La situazione delle esperienze territoriali a partire dal 2009 ha visto, pur nella discontinuità, ha visto comunque un miglioramento dell'utilizzo di questo strumento, pur non essendo definita una situazione standardizzata di reportistica e di rappresentazione dei bilanci di genere, tant'è che nel 2018 siamo arrivati ad avere nella situazione nazionale un censimento di 137 bilanci di genere. È molto rilevante in questo contesto è la situazione anche delle università dove è stato utilizzato in maniera piuttosto ampia questo strumento. Possiamo andare avanti, grazie. La struttura del bilancio di genere quindi prevede quattro aree principali: la definizione di una serie di indicatori utili per il monitoraggio dei divari di genere che riguardano sia il pubblico impiego che l'economia e la società, la riclassificazione contabile delle spese nella prospettiva di genere, e in questo ambito quello che risulta rilevante è che sono state individuate poi attraverso una metodologia definita e richiamata anche da un DPCM
OCM di giugno 2017 delle definizioni che sono quelle di spese neutrali al genere, spese sensibili al genere e spese dirette, ossia mirate in maniera più specifica a ridurre le disuguaglianze di genere. Come vedremo poi dai dati, le spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere sono relativamente limitate, ma noi stiamo parlando di cifre molto grandi, che sono quelle del bilancio dello Stato. La terza area che viene esaminata nell'ambito del bilancio di genere riguarda l'analisi delle principali politiche tributarie, come già detto, e poi da ultima le azioni intraprese dalle amministrazioni per ridurre i divari di genere, che riguardano sia le politiche specifiche di competenza dei ministeri sia le politiche del personale. C'è poi la rassegna normativa che andiamo a vedere a breve. Possiamo andare avanti, grazie. Per quanto riguarda le misure che sono state censite, noi parliamo complessivamente di 172 interventi, e questa è la situazione censita fino a tutto il 2019, perché il bilancio di genere 2020 è in fase di chiusura, ma non essendo ancora stata trasmessa al Parlamento la relazione sul bilancio di genere, noi ci dobbiamo attestare alla situazione 2018. La rappresentazione degli interventi è quella che noi vediamo, dove soprattutto gli interventi di tipo normativo interessano la partecipazione decisionale, e poi a discendere tutte quante le diverse aree entro cui vengono classificate le diverse disposizioni normative. Per quanto riguarda gli aspetti di ripartizione, possiamo vedere che dal punto di vista degli effetti economici abbiamo una grande parte che riguarda le agevolazioni contributive, e si tratta di una parte rilevante, ossia riduzioni per quanto riguarda i contributi, le agevolazioni fiscali, interventi di spesa e altre misure che riguardano interventi di regolamentazione. Prego. Quindi l'ambito di intervento è riassunto sostanzialmente in questa situazione. Come possiamo vedere, le prime misure che sono state censite partono dal secondo dopoguerra, quindi a partire dal 1948, e quindi la situazione prevede insomma la ricostruzione di un percorso piuttosto lungo. Poi questo sarà interessante, vi lasceremo il link da vedere anche per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi al 2020. Come potete vedere, la maggiore numerosità riguarda la conciliazione tra la vita privata e la vita professionale e la partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi. Possiamo procedere, grazie. Gli indicatori che sono stati monitorati nella relazione 2019, e per questo c'è stata una grande collaborazione attiva con l'Istat, sono 128, sono aumentati per quanto riguarda la relazione che è in via di chiusura, e riguardano le aree di intervento delle politiche pubbliche che sono state appunto raggruppate, come possiamo vedere in questa slide, come indicatori che riguardano il mercato del lavoro, la conciliazione tra vita privata e vita professionale, la tutela del lavoro e altro. Se noi andiamo a vedere questa rappresentazione a sinistra con gli istogrammi, abbiamo la differenza tra l'incidenza degli occupati sopra istruiti per genere, la ripartizione territoriale, che è caratterizzata da una presenza maggiormente femminile, quindi le donne occupate sono generalmente sopra istruite in tutte quante le ripartizioni territoriali. Andando a vedere anche il numero dei congedi parentali, sempre osserviamo una sovra rappresentazione dell'utilizzo di questo strumento per quanto riguarda la partecipazione femminile. Possiamo andare avanti. Per il pubblico impiego, e qui andiamo ad utilizzare indicatori di produzione ragioneria, sono stati monitorati 31 indicatori che riguardano sia il personale
il personale dirigenziale che il personale non dirigenziale. È stato esaminato il tasso del turnover, l'incidenza dei titoli di studio, quindi tutta quanta la formazione, e sono stati fatti degli specifici approfondimenti per quanto riguarda la formazione dei dipendenti e lo strumento dello smart working. Però da questo punto di vista possiamo dire che noi avremo dei risultati ancora più interessanti nella relazione al bilancio di genere per il 2020. Prego la regia di passare avanti. Per quanto riguarda l'analisi dell'impatto delle politiche tributarie a tutto il bilancio di genere 2019, è stato esaminato l'impatto delle diverse aliquote IRPEF sui redditi per genere, per tipologia e per classi di reddito, con l'obiettivo di valutare l'efficacia dell'effetto redistributivo sui redditi degli uomini e delle donne. E poi sono state approfondite alcune misure specifiche che riguardano dei regimi fiscali agevolati, come il rientro dei cervelli e poi il regime di vantaggio per i titolari di partite IVA con un volume di ricavi inferiore ad una certa soglia. Quindi quello che si vede è che il ricorso ad alcune agevolazioni fiscali è stato senza dubbio importante ed ha prodotto dei risultati che sono finalizzati a ridurre in un certo senso, in una certa direzione, le disuguaglianze di genere. Possiamo proseguire? Adesso questo riguarda un aspetto di un'elaborazione proprio relativa ai dati di rendiconto secondo il tipo di classificazione che avevo descritto prima, ossia classificazione dell'intero importo delle spese del bilancio ad esclusione di quelle che sono le spese di personale, secondo il fatto che esse siano considerabili neutrali al genere, destinate a ridurre le disuguaglianze di genere e sensibili al genere. Come potete vedere, la parte più rilevante riguarda quelle che sono le misure neutrali al genere, ma questo potrebbe dipendere anche dal fatto che, essendo il bilancio genere ancora sperimentale, potrebbe essere in futuro, anche magari attraverso il supporto del comitato che speriamo possa vedere la luce, potrebbe essere sviluppata una metodologia che permetta di arrivare ad un dettaglio ancora migliore, quindi ad un'analisi migliore delle tipologie di spesa. La parte, come potete vedere, destinata a ridurre le disuguaglianze di genere è veramente una parte minoritaria che impegna circa poco più di 2 miliardi nel bilancio 2018. Comunque le spese sensibili al genere sono abbastanza rilevanti e nella slide successiva noi possiamo vedere, grazie, possiamo vedere come per quanto riguarda le spese direttamente destinate a avere impatto sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, la parte del leone è rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che opera non solo attraverso interventi diretti, ma anche attraverso interventi di trasferimento verso altri soggetti, in primis attraverso l'INPS, che è il principale ente di previdenza. Quindi questo è molto rilevante, e sempre il Ministero del Lavoro ha la quota più importante anche per quanto riguarda le spese sensibili al genere. Va ricordato in ogni caso che, al di là di questo effetto quantitativo che noi vediamo attraverso la riclassificazione della spesa nella prospettiva di genere, ci sono una serie di misure, soprattutto le misure di regolamentazione, che, pur non avendo una misurazione in termini di spesa, sono sicuramente misure che vanno nella direzione della riduzione dei divari di genere attraverso interventi di tipo non monetario. Possiamo andare avanti, grazie. Quindi
proprio ritornando appunto alle spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere, gli interventi riguardano prevalentemente gli enti di previdenza, fondamentalmente l'INPS, la presidenza del Consiglio, le amministrazioni locali, le organizzazioni internazionali e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Qui vale la pena di evidenziare una questione che per quanto riguarda quelle che sono queste risorse, che sono sostanzialmente risorse trasferite, noi non abbiamo la possibilità di seguirle, in quanto noi lavoriamo al bilancio dello Stato, ma non lavoriamo ad un consolidamento della spesa, perché per fare questo consolidamento della spesa serve un impegno complessivo del sistema amministrazioni pubbliche che dovrebbero essere coinvolte in una metodologia complessiva condivisa, quando questo diventerà chiaramente un obiettivo condiviso. Non è escluso che anche il percorso verso la strategia nazionale per la parità di genere possa aiutarci in questa direzione e quindi arrivare a una prospettiva di poter mappare con maggiore, con sicuramente maggiore precisione gli interventi dei soggetti che ricevono queste somme che sono trasferite. Le misure per quanto riguarda il personale riguardano fondamentalmente la conciliazione vita-lavoro e iniziative di formazione con una rilevanza di genere. Prego, possiamo andare avanti. La sperimentazione del bilancio di genere, quindi ne abbiamo già parlato, siamo ancora sperimentali. Consideriamo però che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con gli interventi attuativi, quindi in modo particolare con il decreto legge attuativo, l'ultimo decreto legge di potenziamento, dovrebbe essere recepito nel bilancio dello Stato a partire dal 2024, quindi il bilancio di previsione dello Stato dovrebbe essere prevista una classificazione delle voci di spesa che sono alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030. Quindi questo dovrebbe permettere di passare da un bilancio di genere che viene attualmente fatto sul rendiconto, quindi sui dati di consuntivo, misurando quello che è successo in una prospettiva di genere, ad una incorporazione vera e propria della prospettiva di genere nella formulazione delle politiche. Ci mancano 2 anni esattamente perché il bilancio per il 2024 verrà predisposto esattamente tra 2 anni, anzi forse un po' meno, quindi il tempo a disposizione non è poi così tanto. Possiamo chiudere con le ultime slide, quindi le informazioni che sono chieste alle altre amministrazioni, dove qui parliamo sempre di ministeri quando parliamo di altre amministrazioni, riguardano sia questioni legate al personale, sia questioni legate alle politiche settoriali. Prego, andiamo in chiusura con la prossima, quindi le informazioni richieste riguardano, ed è questo particolarmente importante, indirizzi specifici dei ministeri relativamente all'attenzione per le pari opportunità di genere, interventi per il raggiungimento di dimensioni del benessere ecosostenibile e le azioni intraprese per ridurre le disuguaglianze di genere. Vengono raccolte tutte queste informazioni, vengono messe a disposizione con la messa con il completamento della relazione, è tutto disponibile sul nostro sito e ringrazio ancora i colleghi che lavorano a rendere disponibili queste informazioni, sia i ministeri che poi chi qua dentro la ragioneria rende disponibile la base informativa annuale che accompagna la relazione. Benissimo. È disponibile anche sull'applicazione e quindi sull'applicazione con dei contenuti ridotti. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, ho sforato un po' il tempo a disposizione, sperando di Grazie. aver dato informazioni interessanti. Sì, Grazie. grazie. Ringraziamo la dottoressa Collesi, veramente un intervento molto interessante, anche questo in cui di nuovo appunto parliamo di sperimentazioni di questo progetto del bilancio di genere che sicuramente nei prossimi anni siamo fiduciosi, insomma, avrà sviluppi e soprattutto effetti rilevanti dal punto di vista di ridurre i divari di genere che in alcune tavole abbiamo visto sono ancora preoccupanti.
eccessivamente elevati. Passiamo ora al terzo relatore, il dottor Alessandro Faramondi, primo ricercatore Istat nell'area di statistica economica. Lui ci parlerà della geografia del sistema produttivo italiano nello scenario globale. Il dottor Faramondi analizzerà a livello territoriale il sistema produttivo delle imprese italiane basandosi su una riclassificazione del territorio in unità funzionali delle imprese plurilocalizzate. Chiediamo a lui di aiutarci a comprendere quindi da questa relazione i divari territoriali, quindi il focus qui ci spostiamo sui divari territoriali, in tema appunto di sistema produttivo delle imprese italiane. Grazie, lascio la parola al dottor Faramondi, prego. Grazie della parola e innanzitutto vorrei ringraziare per, diciamo, per l'invito alla conferenza e il lavoro che vado a presentare trae spunto dagli approfondimenti che sono stati fatti negli ultimi tempi in Istat in merito all'analisi del sistema produttivo italiano con un occhio allo scenario globale, nel senso che diventano sempre più importanti diciamo le multinazionali nell'ottica di una dello sviluppo dei sistemi produttivi e in questo caso appunto diventa fondamentale l'analisi l'analisi del territorio. Allora vediamo quali sono le parti che andiamo a considerare. Le parti che andiamo a considerare sono innanzitutto la rilevanza economica delle multinazionali a livello settoriale e territoriale e l'altro aspetto che andiamo a prendere in considerazione, sempre con un occhio agli aspetti territoriali, sono le caratteristiche comportamentali e organizzative delle diverse tipologie di impresa, con ovviamente un focus sulle risorse umane, sulle relazioni e sulla sostenibilità. Le fonti che andiamo ad considerare per il primo punto fanno riferimento ai registri estesi, quindi al Frame SBS, che ormai è diventato, diciamo, un registro fondamentale per le nostre analisi, e alle indagini Inward e Outward FATS che prendono in considerazione le multinazionali. Per la seconda parte, cioè in merito ai comportamenti, andiamo a considerare le informazioni qualitative desunte dall'indagine multiscopo del censimento permanente delle imprese. Allora, vediamo innanzitutto la rilevanza. Abbiamo detto che le multinazionali, nell'ottica, diciamo, di uno sviluppo anche territoriale, giocano un ruolo fondamentale, e questo in termini proprio di contributo alla creazione di ricchezza. Allora, se vediamo che un dato importante è quello della numerosità, allora le multinazionali sono solamente il 2%, 2,2% rispetto alle delle unità locali presenti sul territorio, ma il loro contributo, diciamo, alla creazione di valore, quindi alla creazione di ricchezza, è oltre il 30%, quindi parliamo di un 32,4% in termini di valore aggiunto del settore dell'industria e dei servizi, contributo che arriva addirittura al 42% se prendiamo in considerazione il fatturato. Andando a declinare in modo ancora più approfondito, diciamo, il contributo delle multinazionali in alcuni settori specifici, come ad esempio la farmaceutica, la chimica o le apparecchiature elettroniche, vediamo che questo contributo aumenta in modo importante. Addirittura nella farmaceutica il contributo, ad esempio, delle imprese a controllo estero è superiore al 50%, intorno al 40% nell'ambito dei prodotti chimici, e si attesta intorno al
30% dal punto di vista del fatturato. Anche a livello territoriale si conferma il ruolo delle multinazionali. Diciamo, le multinazionali hanno un impatto in realtà proprio su tutte le regioni, ma in alcune regioni questo impatto è particolarmente accentuato. Le regioni, diciamo, dove è maggiore il ruolo delle multinazionali sono il Lazio, la Lombardia, la Liguria. Nel Lazio praticamente l'1,9% delle unità multinazionali, quindi delle unità locali multinazionali, produce il 44,8% del valore aggiunto e arriviamo quasi al 60% del fatturato che si deve appunto alla tipologia delle multinazionali estere. In Lombardia il 3,5% è rappresentato dalle unità multinazionali e diciamo il valore generato in termini di valore aggiunto è circa del 43%, e anche in Liguria, diciamo, ci si attesta poco sopra il 40% di valore aggiunto che si deve proprio alle multinazionali. Ovviamente ci sono delle specificità settoriali all'interno delle varie regioni, quindi abbiamo per esempio un significativo ruolo delle multinazionali estere nel settore farmaceutico, nel commercio, nell'informatica e nelle comunicazioni nel Lazio, mentre diciamo una specializzazione delle multinazionali estere in Lombardia si riscontra nella chimica e anche in questo caso nella farmaceutica, e invece in Liguria una specializzazione, diciamo, delle multinazionali sia estere che italiane si ha nel trasporto marittimo, nella fabbricazione e di altri mezzi di trasporto. È interessante vedere, oltre quello che è l'impatto, diciamo, e il ruolo delle multinazionali a livello sia nazionale che territoriale, è interessante vedere le performance che le varie tipologie di imprese, quindi le multinazionali siano esse estere o italiane, oppure le imprese prevalentemente domestiche, come i gruppi domestici e le imprese indipendenti, quindi i diversi livelli di performance che queste diverse tipologie di imprese fanno registrare. Ebbene, quello che possiamo vedere è che le multinazionali presentano delle performance più elevate rispetto alle imprese domestiche, e in pratica a livello nazionale si registra una produttività nominale del lavoro di oltre 90.000 euro per le multinazionali, siano esse estere, siano esse italiane, che di 56.000 euro per i gruppi domestici e appena 33.000 euro per le imprese indipendenti. Questo tipo di divari, in realtà, se vediamo il grafico in alto a destra, si riscontra sostanzialmente in tutte le regioni, con un livello di produttività appunto in tutte le regioni maggiore per le multinazionali italiane e estere, e inferiore per quanto riguarda le imprese appartenenti a gruppi domestici o imprese indipendenti. Ovviamente questo tipo di analisi in qualche modo possiamo dire è inficiata dalla dimensione, perché come ben sappiamo la dimensione delle multinazionali è molto maggiore rispetto alla dimensione soprattutto delle imprese indipendenti, e per tale motivo, per sterilizzare l'effetto dimensione, abbiamo fatto una medesima analisi, però limitandoci alle unità locali di grandi dimensioni, quindi sostanzialmente le unità locali con oltre 250 addetti. Ebbene, anche in questo caso la produttività del lavoro con riferimento alle grandi unità locali conferma un divario a favore delle multinazionali, e anche in questo caso abbiamo una conferma trasversale su tutte le regioni, con delle piccole eccezioni. In particolare vediamo che in Calabria si riduce molto la differenza, così come
in Molise, ma in generale, diciamo, queste differenze permangono importanti, in qualche modo rappresentando il fatto che comunque c'è e si riscontra un diverso livello di performance, di produttività in pratica, a favore delle multinazionali. Ora abbiamo visto sostanzialmente fino adesso quali erano, diciamo, qual era l'impatto e la presenza, il ruolo delle multinazionali in Italia. Adesso vediamo un aspetto molto interessante, un'analisi su base anche territoriale che è stata fatta, diciamo, per la prima volta per questa occasione, che consente di vedere la relazione che c'è tra le multinazionali e il resto del mondo. In particolare, in questa slide presentiamo da dove arrivano le imprese che controllano le imprese italiane, cioè da dove arrivano sostanzialmente i finanziamenti in Italia. E al primo posto, come vedete, rispetto alla linea Italia, abbiamo che al primo posto ci sono gli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti, le imprese residenti negli Stati Uniti sono il primo investitore in Italia rispetto appunto alle imprese controllate. Segue la Francia al secondo posto e quindi la Germania. L'indicatore che abbiamo utilizzato per misurare appunto l'impegno dei paesi, quindi delle imprese dei paesi nel nostro paese, è rappresentato dal numero di addetti. Allora, questo ranking, quindi Stati Uniti, Francia e Germania, ovviamente se andiamo a vedere a livello territoriale, il ranking ovviamente si modifica, e si modifica anche in relazione a due aspetti fondamentali. Innanzitutto la specializzazione delle regioni e, in secondo luogo e non meno importante, la posizione geografica. Quindi emerge molto evidente il fatto che, ad esempio, delle regioni di confine, come per esempio il Piemonte, il paese che ha un maggior impegno nel territorio piemontese è la Francia, e seguono gli Stati Uniti e la Germania. Altrettanto interessante, per esempio, è vedere, ad esempio, che a Bolzano e a Trento il paese che ha un maggiore impegno è la Germania, e addirittura a Bolzano al secondo posto troviamo l'Austria. Poi ci sono altri casi che andrebbero ulteriormente approfonditi per capire proprio quali sono i settori dove effettivamente si verificano gli investimenti delle imprese a controllo estero, e un caso ad esempio di interesse può essere rappresentato dal Giappone, che è il secondo investitore in Abruzzo, così come il secondo investitore in Calabria, o anche altri casi che per esempio riguardano il Regno Unito, che è il terzo investitore a Bolzano, o anche con riferimento, diciamo, all'impegno della Svizzera in alcune realtà. In questi casi ovviamente andrebbe approfondito qual è il legame in termini settoriali. Un altro aspetto sicuramente di interesse è invece l'altra faccia della stessa medaglia, e cioè dove vanno ad investire le nostre imprese multinazionali. Cioè nella slide precedente abbiamo visto da dove, diciamo, sostanzialmente arrivano le imprese ad investire in Italia. Adesso andiamo a vedere invece le imprese italiane in quali paesi vanno ad investire, e soprattutto in quali settori prediligono investire. Nella figura in alto al centro vediamo, diciamo, la mappa del mondo, e vediamo che effettivamente le multinazionali italiane investono sostanzialmente in tutti i continenti. Emergono dei cluster abbastanza interessanti. Vediamo che sostanzialmente le multinazionali italiane prediligono investire nel settore manifatturiero in Nord America e in Sud America, prevale il settore estrattivo in Nord Africa, ma in realtà in tutta la parte dell'area
del continente africano, e poi abbiamo in situazioni un po' differenziali, quindi abbiamo una presenza diversificata nell'ex Unione Sovietica in alcune aree dell'Europa, e abbiamo una punta, diciamo, in Australia, dove si preferisce investire nel settore commerciale. Diciamo, questo è il quadro se andassimo a considerare le imprese nel loro complesso a livello nazionale. Attraverso un focus, quindi andando a vedere quello che succede a livello di singola regione, e abbiamo preso in questo caso due regioni come modelli, in realtà sono le regioni dove c'è una maggiore concentrazione di multinazionali italiane, quindi la Lombardia e il Veneto, emergono due quadri abbastanza interessanti. A sinistra abbiamo, diciamo, il quadro relativo dove vanno e in quali settori investono le multinazionali lombarde. A destra abbiamo le multinazionali venete. Come vedete, nel caso delle multinazionali lombarde viene fuori abbastanza nettamente l'investimento, l'impegno delle multinazionali lombarde nel settore manifatturiero. Questo è vero in Nord America, Sud America, ma altrettanto vero per esempio in tutta la fascia del Centro Europa e anche nel Medio Oriente. Non si osservano più dei particolari cluster per quanto riguarda per esempio il commercio o il settore estrattivo, ma prevale sostanzialmente una certa presenza di settori diversificati nelle altre aree dei paesi. Invece nel caso delle multinazionali venete, il quadro si modifica abbastanza nettamente. Come si può vedere, prevale una tonalità grigia. La tonalità grigia fa riferimento al fatto che è la tonalità che abbiamo assegnato alla specializzazione nelle imprese commerciali. Quindi che succede? Che le multinazionali venete prediligono, un investimento all'estero in imprese commerciali. E questo, come vedete, caratterizza sia il Nord America, sia l'ex Unione Sovietica, sia tutta la fascia centrale dell'Europa, sia la parte del nord del Sud Africa e sia la parte, del continente australiano. Questo che ci dice? Ci dice in realtà proprio che emergono quasi due modelli di business diversi tra la Lombardia e le multinazionali venete. Nel caso delle multinazionali lombarde, quello che si cerca di fare, in realtà investendo nel settore manifatturiero prevalentemente, se vogliamo, è quello di aumentare la capacità produttiva, mentre quello che cercano di fare le multinazionali venete in realtà è cercare di aumentare la capacità di vendita andando sostanzialmente ad acquisire imprese commerciali. E quindi diciamo che siamo di fronte proprio a due modelli diversi. I veneti sostanzialmente è come se andassero all'estero cercando sostanzialmente di aprirsi nuovi mercati attraverso l'acquisizione di imprese sul posto. Dottor Faramondi, andiamo verso la chiusura, che siamo, manca un paio di minuti, per favore. Sì, grazie. Sì, andiamo verso la chiusura e vado a concludere. In qualche modo diciamo che quello che possiamo vedere in questa slide è una diversa propensione verso l'estero da parte delle multinazionali nelle varie regioni, e quello che emerge in realtà è una maggiore propensione delle multinazionali del centro nord a fronte di una minore propensione delle multinazionali del sud, sostanzialmente del mezzogiorno. Brevemente alcune indicazioni che sono di un certo interesse: una maggiore dinamicità delle multinazionali anche per quanto riguarda le risorse umane rispetto alle imprese domestiche e alle imprese indipendenti, e questo in realtà ci viene mostrato dal fatto che negli ultimi anni
quasi l'80% delle imprese multinazionali ha acquisito nuove risorse umane a fronte del un 50%, 56% delle imprese indipendenti. Un aspetto molto interessante, scusate, ecco, torno su questa slide perché questa è veramente molto interessante, è vedere quali sono stati gli ostacoli nell'acquisizione delle risorse umane. Ebbene, prendendo come riferimento i due principali ostacoli che sono stati il costo del lavoro e il reperimento di competenze, si vede come il costo del lavoro sia un ostacolo importante per le imprese, diciamo prevalentemente domestiche, quindi indipendenti e gruppi domestici, e sia meno importante per le multinazionali. Per contro, il reperimento di competenze, quindi di qualifiche elevate, è un ostacolo prevalentemente per le multinazionali e meno per le imprese indipendenti. Questo proprio come è un segnale sostanzialmente, anche se indiretto, del fatto che le imprese domestiche in qualche modo cercano di ridurre maggiormente di aumentare la propria capacità produttiva riducendo il costo del lavoro, mentre le imprese multinazionali in qualche modo preferiscono agire sulla qualità senza tener conto troppo di una riduzione dei costi. Benissimo, andiamo alle conclusioni che siamo oltre i tempi assegnati, grazie. Certo. Allora, le conclusioni, per quanto riguarda le conclusioni, la cosa importante che possiamo dire è che le analisi presentate sicuramente segnalano un ruolo delle multinazionali come fattore strategico attuale e per i prossimi anni per l'economia italiana. La rilevanza, diciamo, di questo aspetto si riscontra nella creazione di ricchezza sia a livello settoriale sia a livello territoriale. Caratteristiche comportamentali orientate alla valorizzazione della produzione, nel caso delle multinazionali, si associano ad elevati standard di performance in termini di produttività. Ovviamente queste evidenze, alla luce delle dinamiche registrate nelle fasi antecedenti la crisi sanitaria, potrebbero prefigurare uno scenario di elevata reattività di questo segmento di imprese nella fase di ripresa dell'economia, quindi nell'attuale fase, se vogliamo. Le informazioni che abbiamo presentato sono relative, diciamo, ad una fase antecedente la pandemia. Queste analisi dovranno sicuramente trovare un ulteriore riscontro nelle rilevazioni di informazioni che andremo a fare da adesso in poi, e in tal senso saranno sicuramente fondamentali le informazioni che saranno raccolte con la prossima rilevazione del censimento permanente delle imprese, che sarà avviata nell'ultimo trimestre del 2022, dove la chiave di lettura sostanzialmente anche della tipologia delle unità diventa fondamentale per cogliere quelle che possono essere anche le capacità di ripresa del sistema produttivo. Benissimo. Grazie, ringraziamo il dottor Faramondi, mi scuso per essere intervenuta, ma i tempi purtroppo sono stretti, le slide saranno poi rese a disposizione, quindi le tematiche, gli aspetti di analisi del dettaglio che non sono stati affrontati poi potranno essere rese disponibili. Passiamo ora all'ultimo intervento della dottoressa Angelica Sbardella, insegnista di ricerca alla Scuola Superiore Sant'Anna. La dottoressa Sbardella ci parlerà dell'eterno ritorno delle classi sociali nel mercato del lavoro italiano dal 1983. Prego, passo la parola a dottoressa Angelica Sbardella. Grazie. Grazie professoressa Giuliano e salve a tutti i partecipanti e grazie agli organizzatori della Conferenza Nazionale di Statistica. Innanzitutto mi scuso, non ho lo stesso formato delle slide degli altri relatori, ma abbiamo avuto un cambio di speaker dell'ultimo momento e non siamo riusciti ad aggiornarci. Condivido le mie slide e Zoom mi dice che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Eccolo. E
Eccoci qua, vi presento oggi un lavoro in collaborazione con Armando Cetrullo e Maria Enrica Virgellito, sempre della Scuola Superiore Sant'Anna, in cui andiamo a studiare una serie di fatti e di cifre nel mercato del lavoro italiano nel medio e lungo periodo, con particolare attenzione al ruolo delle classi sociali. La motivazione sicuramente non possiamo esimerci dal notare le enormi disuguaglianze che sono crescenti, in particolare nell'economia a capitalismo avanzato, e le giustificazioni nella letteratura economica più frequenti rimandano al ruolo della tecnologia, dell'educazione, delle skill, e vedono una polarizzazione nel mercato del lavoro. E tutto questo va sotto il comune cappello delle ipotesi di skill bias technical change, routine bias technical change. Noi abbiamo un punto di vista un po' diverso e andiamo a riprendere un'analisi in Italia che guarda le classi sociali. Questo tipo di analisi è stata largamente dismessa nella letteratura economica, in particolare con riferimento all'Italia. C'è stato un contributo molto importante negli anni 70 di Silo Slabini, e questo ha creato un revival negli ultimi anni, però noi crediamo anche che l'impatto differenziato su diverse categorie socio-economiche della crisi del Covid ha ridato importanza alle differenti categorie occupazionali e quindi a un ruolo di classe. Vi proponiamo un'analisi in due step. Prima andiamo a vedere dei trend di medio e lungo periodo nel mercato del lavoro italiano, quindi siamo dall'inizio degli anni 80 al 2018, e poi andiamo invece a studiare con un'analisi econometrica le determinanti delle disuguaglianze salariali. Le determinanti su cui ci focalizziamo l'attenzione sono le classi sociali, che inquadriamo come macrocategorie occupazionali, il genere, le aree geografiche di residenza dei lavoratori e l'età. In particolare andiamo a guardare il cambiamento istituzionale come motore del mercato del lavoro e la graduale precarizzazione del mercato del lavoro italiano come causa delle crescenti disuguaglianze, un po' con l'intento di andare oltre una visione di queste forze del mercato apolitiche, permettetemi il termine, che dovrebbero determinare completamente l'andamento dei salari. Scusate. Eccoci. Allora, per fare ciò utilizziamo un dataset dell'INPS, quindi sono record amministrativi. Andiamo a vedere il mercato del lavoro nel settore privato, i lavoratori dipendenti nel settore privato, le osservazioni, come vi ho detto, siamo dall'inizio degli anni 80 al 2018 e abbiamo informazioni su delle macrocategorie occupazionali, quindi abbiamo abbiamo gli apprendisti, gli operai, gli impiegati, i quadri dirigenti, abbiamo il genere, abbiamo le macro aree geografiche e le regioni, la coorte di età, e poi abbiamo come informazioni più quantitative il numero di relazioni di impiego. Quindi non il numero di lavoratori, ma proprio il numero di contratti che sono registrati dall'INPS, il tipo di contratto e i salari annui e settimanali lordi, il settore economico ateco a un digit e il numero di settimane lavorate. Questo dato è un dato micro, sebbene sia il dato pubblico, quindi non è esattamente individuale, riporta una certa aggregazione rappresentativa, è molto dettagliato, copre un lungo periodo, però ha dei problemi, non riporta l'educazione e la mancanza del dato individuale non ci permette di giungere a certe conclusioni. Scusate, purtroppo mi si blocca. Allora, iniziamo con questi trend di lungo periodo, ne individuiamo 5. Il primo trend che individuiamo è un trend di compressione salariale. Se vedete nel grafico superiore abbiamo l'andamento temporale dei salari e nel grafico inferiore la loro variazione nel tempo. Vediamo un trend di crescenti salari nel primo decennio di osservazione, quindi dall'83 al 93, dove tocchiamo il picco di crescita al 12% nel 1991, ma poi dall'inizio degli anni 90 vediamo invece un declino abbastanza monotono dei salari, e soprattutto nella curva arancione vediamo i salari settimanali, mentre nella curva blu vediamo i salari annuali, e c'è un grande disaccoppiamento tra i due. In particolare questo avviene dal 1998. Quindi noi vediamo questo come strettamente legato al processo di precarizzazione del mercato del lavoro italiano, e con l'introduzione nel 97 del pacchetto 3 o della legge Biagi nel 2003, del 2012 la Fornero, il Jobs Act nel 2014 e così via.
Ovviamente questo si inserisce anche in un contesto in cui l'economia italiana ha vissuto pure diverse crisi economiche, quindi è un contesto molto complesso. Scusate, purtroppo io ho un problema ad andare avanti di slide, non... Sì, si blocca. Eccoci. Il secondo trend che identifichiamo è un trend di precarizzazione e frammentazione del numero del mercato del lavoro italiano. Vediamo il numero di contratti di lavoro nel grafico superiore e il numero di settimane lavorate nel grafico inferiore e vediamo che sebbene vi sia un incremento costante fino alla crisi del 2008 del numero di lavori, in realtà il numero di settimane lavorate si va riducendo dal 1998. Anche questo lo leghiamo con il processo di precarizzazione, perché se vi è la possibilità di avere anche nel dataset i lavori primari, secondari e terziari, e il fatto che il totale delle settimane lavorate diminuisca, sebbene il numero di contratti aumenti, lo riconduciamo ai contratti a termine. Vediamo poi un trend di deindustrializzazione e terziarizzazione del mercato del lavoro. Se all'inizio degli anni 80 circa il 45% della forza lavoro italiana era impegnata nel manifatturiero, nel settore chimico, nella metallurgia o nel farmaceutico, nel 2018 questa quota scende al 20%. Invece quello che osserviamo è che la maggior parte, più del 50% dell'intera forza lavoro è occupata nei servizi. Quello che osserviamo, come è stato notato anche dai precedenti relatori, è poi un fortissimo divario geografico. Questo si vede soprattutto nei salari. Se vediamo nel grafico superiore, le curve viola e arancione sono le isole e il sud Italia, e vediamo che nel primo periodo di osservazione, quindi in tutti dagli anni 80 fino a metà degli anni 90, i salari nel sud e nelle isole erano i più bassi. Però i salari del sud erano più alti di quelli delle isole e comunque il gap con il centro era inferiore. Dal 1998 osserviamo un declino molto più veloce dei salari del sud e delle isole e anche un accorciarsi del divario tra i due. Questo in realtà però non si riflette nelle quote di impiego nelle varie macro aree, anzi quello che osserviamo è che il numero di rapporti di lavoro nel sud Italia aumenta dal 1998 e questo di nuovo lo riconduciamo al processo di precarizzazione. Osserviamo poi, e anche questo è stato già discusso dai precedenti relatori, un processo di femminilizzazione e un divario di genere nel mercato del lavoro italiano. Se da una parte dall'inizio degli anni 80 è cresciuta la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, andiamo da un 35% nell'83 al 42% nel 2018, in realtà il divario in termini di salario è rimasto costante, di circa 6.000 euro, e lo potete vedere nel grafico nella parte inferiore della slide, e questo è decisamente preoccupante, il fatto che non abbia accennato minimamente a ridursi. Se poi andiamo a spacchettare e a vedere il genere insieme al tipo di impiego, possiamo osservare che i salari negli impieghi a tempo determinato e part-time, in arancione e rosso, sono decrescenti sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, per le donne sono molto più bassi e il soggetto più fragile che noi troviamo nel nostro studio sono le donne del sud, precarie, impiegate in lavori operai, e in part time. Poi un altro trend che andiamo a osservare è una forza lavoro che invecchia. Vediamo una graduale espulsione degli under 30 dal mercato del lavoro italiano, dove gli under 30 nella figura di sopra sono la curva verde. Sicuramente questo può essere anche attribuito all'istruzione universitaria, però detto ciò, date le disastrose statistiche che l'Italia riporta per l'istruzione universitaria, crediamo ci sia in realtà dietro un reale processo di espulsione. E vediamo invece una crescente partecipazione dei lavoratori tra i 30 e i 50 anni dal 1992 e dopo la crisi del 2008 una frazione molto importante e crescente di lavoratori over 50. Ovviamente questo è anche dovuto ai cambi legislativi sul pensionamento, però lo osserviamo già dal 1998 anche questa crescita. E questo è ancora più impressionante quando andiamo a guardare i salari, perché il premio salariale della coorte più anziana
è altissimo. I giovani italiani under 30 guadagnano nel 2018 meno di 10.000 euro l'anno. Se andiamo di nuovo a vedere sia le fasce di età che il tipo di impiego, quello che possiamo osservare è che sicuramente i salari sono decrescenti per part-time e contratti a tempo determinato per tutte le categorie di età. Tuttavia vi è una convergenza veloce e monotona verso il basso per i lavoratori under 30 in qualunque tipo per qualunque tipo di contratto. Quello che poi chiamiamo il trend zero è un trend di esplosiva crescita delle disuguaglianze salariali, e quello che si osserva in particolare è una divergenza nella parte alta della distribuzione. Quindi se andiamo a vedere il 90° percentile, il rapporto tra il 90° percentile di salario e il 10° percentile, vediamo che questo cresce, e questo succede in particolare dopo il 1997-98. Quello che invece osserviamo anche, la controparte, è una convergenza nella parte bassa della distribuzione, quindi quando vediamo il rapporto tra il 50° e il 10° percentile, osserviamo una curva, se ben frastagliata, decrescente. Questa è quella che si potrebbe chiamare una proletarizzazione della classe media, già dall'inizio dei primi anni 2000. Osserviamo poi, ci chiediamo poi se questa divergenza nella parte alta della distribuzione e convergenza nella parte bassa possano essere legate ai salari in diverse categorie occupazionali. Quello che vediamo è che c'è sicuramente una perdita dei colletti blu e dei colletti bianchi rispetto a quadri dirigenti che guadagnano dalle 3 alle 10 volte di più, e invece gli impiegati e gli operai si avvicinano sempre di più in termini salariali. Adesso andiamo a studiare brevemente alcune determinanti di queste crescenti disuguaglianze, e lo facciamo dividendo la disuguaglianza di salario in una componente all'interno dei gruppi e una componente tra gruppi, proprio per vedere queste diverse dinamiche, dove i gruppi sono sempre, come gruppi andiamo sempre a considerare il genere, l'età, l'area geografica e la macro categoria occupazionale. Anche utilizzando un indicatore sintetico di disuguaglianza osserviamo questo trend di crescita delle disuguaglianze salariali, addirittura il coefficiente di variazione dei salari cresce del 110% dall'inizio degli anni 80. La disuguaglianza all'interno dei gruppi è molto importante per il genere e per le aree geografiche, quindi essere uomo o donna, tra uomini e donne c'è una disuguaglianza maggiore che di quella che c'è tra i diversi gruppi. Invece la disuguaglianza tra gruppi, che è più importante, è quella delle macrocategorie occupazionali, e questo per noi è molto importante per determinare queste macrocategorie occupazionali che noi utilizziamo come proxy di classe sociale, come motore fondamentale delle disuguaglianze salariali in Italia. Se poi andiamo a stimare i contributi relativi, in modo quantitativo, i contributi relativi di ogni gruppo, questo lo facciamo seguendo il metodo di Field, un metodo abbastanza standard nella letteratura economica, andiamo a vedere quindi i fattori relativi di ciascuno dei gruppi che abbiamo selezionato. Quello che emerge dalla nostra analisi è che tutti i coefficienti sono statisticamente significativi e diversi da zero per ciascuna delle caratteristiche della forza lavoro che abbiamo considerato, e che addirittura il residuo, cioè quanto noi non riusciamo a spiegare con le caratteristiche selezionate nella dinamica salariale, è decrescente ed è sempre minore al 9%. Questo lo possiamo vedere anche andando a guardare la somma dei contributi relativi in ciascun gruppo. Il residuo può essere osservato in grigio nel grafico, e vediamo come decresce. Quello che osserviamo è che chi sono le determinanti che fanno crescere di più la disuguaglianza salariale, in blu ci stanno le macrooccupazioni. E quindi di nuovo anche in termini quantitativi abbiamo la verifica di quanto sia importante appartenere a una diversa occupazione o un'altra. Come seconda determinante troviamo l'età, poi il genere e poi le aree geografiche.
poiché oltre a questo trend di crescenti disuguaglianze nel periodo che analizziamo abbiamo registrato, si registrano anche delle grandi perdite di salario, proviamo a vedere anche questo elemento dinamico. Quindi attribuiamo una struttura di panel ai nostri dati e intersechiamo sempre le stesse caratteristiche, quindi la macrocategoria occupazionale, il genere, l'età e la regione in questo caso. Guardiamo per ciascuna categoria la crescita annuale del salario e ci focalizziamo sugli episodi di perdita di salario. Quello che troviamo è che la probabilità di osservare una perdita di salario è dipendente dagli attributi individuali che abbiamo selezionato e che in particolare questi episodi di perdita di salario sono molto comuni, soprattutto dopo la prima decade di analisi, quindi a partire dai primi anni 90, che le perdite sono più concentrate sulle lavoratrici donne e sui lavoratori giovani, che non ci stupisce, le regioni del nord Italia sono più resilienti alla perdita, ai episodi di perdita di salario, e che insieme ai giovani e alle donne, chi perde di più sono gli operai e gli impiegati. Infine, l'ultimo tassello della nostra analisi, ci andiamo a confrontare con quello che è lo standard nella letteratura economica nello spiegare le disuguaglianze salariali, quindi lo skill bias technical change, routine bias technical change che menzionavo all'inizio della mia presentazione. Diciamo, l'idea di fondo è che si osserva nel mercato del lavoro, sia nel guardare al cambiamento dei livelli di impiego che alle variazioni di salario, una curva U rovesciata, una polarizzazione che premia dopo l'introduzione delle Information and Communication Technologies i lavoratori nella parte bassa della distribuzione salariale che hanno lavori routinari a basso contenuto di skill. Chi perde è chi è al centro della distribuzione, quindi ha un medio contenuto di skill e lavori mediamente routinari che possono essere sostituiti dai robot o dall'intelligenza artificiale e così via, e premia invece i lavoratori con una educazione alta e con lavori astratti. Vi sono varie critiche. Possiamo andare verso le conclusioni, scusi. Sì, grazie. Ci siamo. Ci sono diverse critiche a questo approccio che noi seguiamo, abbiamo un approccio più istituzionale e quello che succede è che non troviamo questa polarizzazione nel mercato del lavoro italiano in modo così chiaro. Quindi concludo. Abbiamo registrato un generale pattern di crescita delle disuguaglianze, identificando cinque trend di compressione salariale, di terziarizzazione del mercato del lavoro, di flessibilizzazione e frammentazione, di crescita dell'età dei lavoratori, di femminilizzazione e di divario di genere e di divario geografico. In particolare abbiamo riposto l'attenzione sulle classi sociali che abbiamo inquadrato come macrocategorie occupazionali come driver fondamentali delle disuguaglianze salariali. Abbiamo visto che le simmetrie occupazionali sono una delle cause fondamentali della crescita del divario tra il 90° e il 10° percentile di salario. Abbiamo visto che hanno la componente della disuguaglianza salariale tra gruppi più alta, che sono il fattore più importante in un approccio regressivo e che sono quelli che vivono le perdite di salario più alte. Nel nostro lavoro abbiamo provato a descrivere le disuguaglianze salariali come un fenomeno istituzionale, cercando di allontanarci da una visione di determinismo tecnologico e di predizioni di pura polarizzazione del mercato del lavoro. Vediamo come la crescita delle disuguaglianze e i divari che abbiamo identificato in Italia in realtà li crediamo più legati alle strategie legislative di compressione salariale e alle riforme strutturali sono tese alla flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano in linea con le direttive sulla flex security della Commissione Europea. Grazie. Benissimo. Grazie, mi scusi se la interrompo, siamo oltre i termini. Ringrazio la dottoressa Sbardella per questa presentazione molto interessante. Chiudiamo qui il webinar. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e ringrazio i quattro relatori per degli interventi molto interessanti e illuminanti che hanno fotografato lo scenario italiano in termini appunto di divari di genere, divari occupazionali, divari territoriali, di vari intergenerazionali,
purtroppo ancora abbastanza elevati ed acuti, e quindi ci auguriamo che con il PNRR e in particolare gli interventi specifici mirati e finalizzati a queste a questi obiettivi, a ridurre questi divari, si riesca finalmente a dare un nuovo passo al nostro paese. Gli statistici ufficiali, gli statistici accademici, i ricercatori continueranno a monitorare con indicatori adeguati e sempre più precise, dettagliati e tempestivi, continueranno a monitorare questo fenomeno dei divari nel nostro paese. Grazie a tutti, vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione e complimenti a queste bellissime 4 relazioni. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci.